Salve a tutti amici di YouTube, io sono sempre il vostro Doppia D e benvenuti in questo nuovo episodio fantastico sulla Magical Craft 2. Oggi ragazzi sono senza webcam perché, come avrete immaginato, fa caldo, ma tanto caldo, quindi insomma oggi non riesco purtroppo a mettere la webcam, ma cerchiamo comunque sia di fare lo stesso un episodio utile e fantastico e magico e fighissimo, insomma tutto quello che volete. Intanto sono un coglione, ok, perfetto. Dunque, siamo nel quarto episodio, sì, l'ho già detto, e intanto ho fatto un po' di cose. Allora, questo episodio non saluto perché essenzialmente mi sono dimenticato di andare a vedere chi è che mi ha scritto di essere salutato, quindi insomma chiedo perdono tantissimo, ma nel prossimo episodio vi assicuro che vi saluto tutti, anche gli arretrati. E niente, iniziamo col nostro episodio. Allora, la nostra farmina ci ha prodotto la modica cifra di 2 stack di carote più eventuali che bene o male mi sto mangiando qui e là, insomma. Quindi andiamo veramente molto molto bene. Non ho scoperto nient'altro se non il fatto che mi serve un po' di armatura, ragazzi, perché veramente mi massacrano, la notte mi massacrano. Allora ci facciamo un berrettino, anzi approfittiamone per cuocere anche questa. Qui mettiamo via il ferro, ci facciamo un berrettino e una armaturina di pelle, che in realtà potrei anche colorare. Ce l'ho i fiori? C'ho il rosso, facciamola rossa. Facciamo qualcosa di rosso. Come si faceva? Allora facciamo tipo il berrettino. Faceva così, fantastico, bellissimo, 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 magnifico, fantastico, perfetto. Mettiamocelo. Vediamoci in FC. No, fighissimo, bellissimo. Mi piace, mi piace, mi piace. Dunque, tanto che mangiamo, vi faccio vedere un po' di cosette. Allora, se vedete accanto alle carote c'è il cazzettino della chisel, consumatissimo, perché ho già fatto un po' di roba, tipo questo tipo di cobblestone che ho anche provato a fare qui per, insomma, per prova. E ci ho fatto una cosa molto figa, ossia ragazzi ci ho finito, tra virgolette, ma tra virgolette enormi, la casetta. Allora, intanto che passiamo da qui, vi dico l'ultima cosa dell'AgriCraft per, diciamo, questi episodi futuri, perché qui intanto sta continuando a irrigare tranquillamente, ogni tanto vado a riempire il tank, e qui ci ho messo delle staccionate, e ragazzi no, qui sotto non c'è uno spawner di zombie, almeno ho controllato, e in realtà non c'è, poi se c'è un giorno lascerò il seed in descrizione e mi andrete a controllare voi, perché vi farete questo grandissimo favore. Allora, qui ho già predisposto tutto, che era poi la cosa che vi volevo dire, per le mutazioni. E sì, essenzialmente adesso devo lasciare crescere questo e questo. Questi sono semi di grano che essenzialmente non servono. Anzi, io toglierei adesso questa cosa qui per far crescere queste due cose. Le mutazioni, ragazzi, le vedremo nei prossimi episodi, perché sono cose abbastanza fighe e ci permetteranno di craftarci, per esempio, sempre con i semi, diciamo, per esempio l'oro, per esempio il ferro, per esempio il diamante, il lapislazzolo, lo smeraldo, insomma tutti i minerali più altra roba, essenzialmente, che non so di che cosa cacchio si tratta, perché insomma devo ripassarmi anche una cosa. Ragazzi, guardate un po' che figata, il pezzo forte dell'episodio, la nostra nuova casetta. Allora, ringrazio chi mi ha consigliato il fatto di fare il ponte in questo modo, cioè mettere questi tronchi così, perché è veramente molto molto faigo, e di alternare i blocchettini di colore diverso, ed è venuta una cosa molto figa. Ho finito la casa, ragazzi, finita è un parolone, insomma. Ho fatto la cobblestone con la chisel in modo molto semplice, ho piazzato la cobblestone normale e poi l'ho trasformata in questo modo. E poi ragazzi, guardate dentro che bestia di casa, cioè è enorme ed è fantastica, è bellissimo. Ho fatto anche questo pavimento di legno sempre con la chisel, per questo che è consumatissimo a bestia proprio. Poi se non vi piace ovviamente lo cambiamo, ma a me per adesso piace. E niente, essenzialmente dal prossimo episodio comincerete a vedere tutta la roba messa per benino, insomma tutto l'inventario, tutte le cosette. Pensavo anche di dividere in stanze, ma poi insomma quella sarà una cosa in più, insomma, diciamo. Dunque, in questo episodio cosa facciamo in modo concreto? Allora, io direi di andarci a cercare un po' di minerali.
un po' di minerali riguardanti le varie mod. E per questo io, ragazzi, avevo pensato di farci una chest a parte, ossia i minerali che riguardano le varie mod. E adesso le andremo a scoprire anche insieme. Dunque, mi sono upgradato il piccone, infatti l'ho fatto di ferro, e l'accetta che è quasi finita, tra l'altro. Comunque sia, qui ragazzi notiamo subito della roccia infusa della Towncraft, che io adesso inizierò a prendere, infatti lo mettiamo subito dentro. La roccia infusa della Towncraft, ragazzi, e qui ne vediamo un bel po' sempre di terra, quindi infusa di terra. Non vi spiegherò adesso a cosa serve, perché se volete vedervi qualcosa di più riguardo la Towncraft, andatevi a vedere i miei tutorial sulla Towncraft, perché ne ho fatti un bel po'. È una serie che non ho finito, infatti molti di voi hanno sbroccato proprio a merda perché non l'ho finita questa serie, infatti chiedo umilmente perdono e continueremo anche qui, magari non lentamente come nella serie, un po' più velocemente. Qui abbiamo dell'ambra, sempre della Towncraft, che poi ci servirà. E qui ragazzi andiamo sull'Ars Magica 2, quindi il blu topazio. Il blu topazio, ragazzi, adesso andiamo a vedere anche a cosa serve, con cosa ci possiamo divertire col blu topazio. Allora, oh, fantastico, quanta roba, ragazzi, quanta robetta. Allora, no, questa è l'orchidea. Allora, fermi tutti. Blu topazio, facciamo così. Ok, perfetto. Allora, col blu topazio ci possiamo fare essenzialmente queste due, cioè questa cosa qui, ossia il blocco, ma credo effettivamente che serva per fare anche altre cose, tipo, non lo so, tipo altre cose che non sono queste, ma penso che serva per i crafting dell'Ars Magica, penso che sia, faccia parte dei Recite, perché mi sembrava di averlo già rivisto. Madonna, guardate qua quante rocce infuse di terra, fantastico. Molto molto belle anche. Poi ci facciamo anche i cristalli. Mi sa che così si fanno. No, se ne servono 8. Ne abbiamo 8 precisi, fantastico. Ci possiamo fare i cristalli. Allora, io avevo intenzione di scendere da questa parte. Ovviamente spero di farvi vedere il meglio possibile, perché sarà abbastanza buio. In realtà penso anche di scendere e fare tipo un taglio. Intanto prendiamoci un po' di marble, che sarebbe il marmo. Questo con la chisel viene bene, vi faccio un esempio. Prendiamoci l'affarino della chisel. Per chi non sapesse come si usa la chisel, basta cliccare col tasto sinistro, inserire il blocco che si vuole inserire, guardare tutti i vari resaggi. Cioè, sembra tipo quarzo, infatti io ne prendo uno a caso, tipo facciamo questo. E è magnifico, è veramente molto figo. Essenzialmente l'utilizzo principale è questo, poi si può usare anche in un altro modo, ma per adesso lasciamo perdere. Allora, mettiamo una bella torcetta, se no non vedete niente. Ci prendiamo tutto questo ferro. Oh, ragazzi, abbiamo trovato un altro materiale, la Chimerite Ore dell'Ars Magica. Allora, con la Chimerite, mi ricordo, si potevano fare delle cose fighe. Al di là dei blocchi, serve per il recipe, credo, del illusive block. Vediamo se la, eccolo qua, ragazzi, illusion block, non illusive, illusion block. L'illusion block, ragazzi, ci permette di fare dei blocchi fantasma, quindi per esempio ci facciamo, che ne so, del muro. Ok, facciamo il muro con questo illusive block, lo piazziamo e ci possiamo passare attraverso tranquillamente, e i mob non, cioè i mob lo vedono come muro, quindi non ci passano. È una cosa essenzialmente magnifica, l'ho fatta anche nella vecchia Magicalcraft. Lì c'è un creeperino del cazzo, anzi c'è veramente molta merda in realtà, e non sono nemmeno attrezzato per scendere. Penso proprio di fare un salto a casa. Ma sì, suicidiamoci, chi se ne frega, facciamo la scala. Qui c'è il creeper che mi sta aspettando, ma non credo di morire in realtà, proviamo. Dai, fuori. Ok, perfetto, fantastico. Ammazziamo il ragnetto, perfetto, fantastico, siamo di sotto, prendiamoci ancora un po' di ambra. E qui ho notato un'altra cosa, il Vintium Ore. Vediamo un po'. Vintium, si usa per fare le torce. I cap della Forbidden Magic, quindi serve in realtà. Aspettate un attimo, essendo dell'Ars Magica 2 è compatibile, infatti anche con la Towncraft, quindi ci si possono fare anche le cose della Towncraft, fantastico.
c'è la dust normale. E essenzialmente basta, le bacchette, cose. Questo è molto utile, ragazzi. Questo è molto utile, me lo prendo volentieri. Anche abbastanza raro in realtà. Lì ci sono altre rocce infuse. E diversa merda. Aspettate che ora non vedete niente. No, no, muori. Ok, fantastico. Ci prendiamo molto volentieri anche queste. Qui c'è dell'altra chimerite. Oh ragazzi, allora sono uscito dalla caverna. Ho trovato veramente tanta roba. No, il ferro ce lo prendiamo. Tanti materiali nuovi. Questi sono parte dei materiali che aggiunge la mod. Cioè la mod, le mod. Anche per esempio questo cinnabro fa parte della Towncraft. Insomma, come vi ho già detto, se volete sapere di più sulla Towncraft, che ovviamente poi ci arriviamo, piano piano ci arriviamo, tranquilli. Comunque sì, ci siamo presi un bel po' di materiali e sono contento perché almeno adesso ho anche più diciamo più stimolo di magari iniziare qualcosa di qualche mod. Per esempio abbiamo, vabbè, l'Ars Magica penso di iniziarla quasi subito, quasi penso insieme alla Towncraft di iniziare l'Ars Magica. Noi ragazzi possiamo in realtà anche abbellire la nostra casa perché abbiamo la Bibliocraft. E guardate quante cose fighe ci abbiamo tipo gli orologi a pendolo, cioè che sono fantastici, abbiamo le librerie, gli scaffali, i tavolini, cioè veramente, veramente figo. Ditemi se volete un episodio di, diciamo, di abbellimento, se insomma, se così si vuol dire. Comunque sia, allora, in questo episodio essenzialmente non abbiamo concluso tanto riguardo alle mod, però qui è finita l'acqua, infatti. Allora, vediamo un attimo qui. Come siamo messi? Dunque, abbiamo... Ok, sono spawnate le carote. Allora, per... l'ultima cosa che vi dico, per quanto riguarda questa cosa delle mutazioni, ok? Praticamente abbiamo delle possibilità... Facciamoci dei bastoncini. Abbiamo, praticamente, non so quant'è la, diciamo, la possibilità di spawnare il, diciamo, il frutto mutato tra la pianta che c'è a sinistra e la pianta che c'è a destra. Comunque sia, c'è una possibilità per farlo spawnare. Per esempio, se io adesso vi faccio vedere dal libro, no? Vi faccio vedere come funziona. Allora, adesso io ho scoperto l'altra volta insieme a voi il, diciamo, il grano, ok? Come è fatto il grano, come sono fatte le patate e come sono fatte le carote, per così dire. Ossia tutto il loro processo e cose del genere. Come potete vedere, c'è scritto Discovered Mutation, come vi ho detto l'altra volta. Quindi se noi mettiamo i semi di grano insieme ai semi di carota dovremmo ottenere essenzialmente qualcosa. E non sappiamo cosa, cioè io so già cosa ma non vi spoilerò nulla. Comunque sia, in realtà per scoprire questa cosa bisogna semplicemente mettere, ovviamente come dice la mod, perché non è sempre così. Ecco, per esempio adesso sono spawnati i semi di grano. Noi li andiamo a togliere perché non sono questi quelli che ci servono. Quindi rimettiamo il nostro stick. Ok? No, no, devi rimetterlo. Ok, fantastico. Dovete metterli in questo modo. Ovviamente più sono difficili le mutazioni, più sono complesse, più servirà qualcosa. Per esempio alcune piante richiedono un blocco particolare sotto, poi insomma ci arriveremo. Ed essenzialmente la cosa è così. Se nel prossimo episodio riesco a far vedere il semino che viene fuori tra questo e questo, sono contento perché è una cosa figa, insomma, e poi una cosa completa. Qui è finita l'acqua, vabbè, poi gliela vado a mettere un'altra volta. Comunque sia, ragazzi, abbiamo concluso poco. Direi che nel prossimo episodio, ragazzi, ci andiamo ad esplorare la nostra fortezzina, quella di là, e forse facciamo anche un episodio di abbellimento della nostra casetta. Ditemi un po' cosa ne pensate. Quindi ragazzi, da questo episodio abbastanza inconcludente ma esplorativo, quindi a me mi è piaciuto, lasciate tanti like, mi raccomando iscrivetevi. Da questo episodio, come ho già detto, è tutto, da WD è tutto, noi ci vediamo nel prossimo episodio e niente, bella per voi, ciao!